Visiterà altre città italiane? Credo che non voglia poter. Non potrà. Estoy un poquito cansada. Desde que he salido de la Argentina no he descansado un momento. Los programas de España fueron... La signora confessa che è piuttosto stanca, in quanto dalla sua partenza non ha avuto tregua. Prima la Spagna, accogliente sì, ma senza una sosta. Poi l'Italia, così calorosa, così intensa. A proposito della visita al nido d'infanzia, la presidentessa dice che anche in Argentina si continua a lavorare perché gli uomini possano cominciare a sorridere fin dall'infanzia. Vuole inviare attraverso la settimana in comune un saluto alle donne italiane? No, in nome di tutte le mujeres argentinas che rappresento, soprattutto di mia querida escamizada, les envio un abbraccio fraternal. Più che un saluto, dice la signora Perón, un abbraccio di sorella. Sono donna del popolo e alle donne di tutti i popoli porto un messaggio di pace. La Repubblica Argentina lavora per la giustizia sociale e per la felicità di tutti attraverso il lavoro, perverati dalle ali palpitanti di centinaia di fazzoletti. Vaticano. Il pontefice ha ricevuto per la prima volta nella storia capitolina il comune di Roma offre un ricevimento ad una donna. Nella sala degli Orazi e Curiazi il commissario De Cesare porge il saluto della città. La signora risponde riaffermando i vincoli tra i due paesi. Tra gli invitati è l'onorevole De Gasperi. Alla presidentessa viene offerta una copia in bronzo della lupa capitolina. Ma i nostri reporters non si sono accontentati dei programmi ufficiali. Che la patria di Eva Perón prolunga Perón secondo il protocollo di un'udienza privata per la consorte di un capo di Stato. Essa scende la scalea della Basilica. La città eterna è davvero straordinaria, ripete la presidentessa, mentre Roma le prodiga i suoi palazzi e le sue vie, le sue inesauribili prospettive. Reparti dell'esercito montano la guardia d'onore alla tomba del milite ignoto. L'omaggio che Evita Perón si reca a tributare a questo combattente dell'altra guerra è umano, più che politico. È terminato di stretta misura un febbrile lavoro di tappezzieri e decoratori. Un apposito appartamento è stato allestito per la presidentessa Eva Duarte de Perón. Qualche ora prima dell'arrivo, la colonia argentina è già raccolta a Ciampino e gremita costellazione sul verde del campo. I quattro motori del Douglas Fama spengono la loro grande orchestra. Migliaia di chilometri di cielo volano.